Il 27 gennaio 2013 ha preso il via il Carnevale di Sesto Fiorentino, che per la terza volta è dedicato a Pinocchio. Il primo evento è stato voluto dai soci Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano, che hanno portato 45 dei propri soci alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato Carlo Lorenzini alias Collodi nell'ideazione delle sue avventure di Pinocchio. Alla ricerca delle tracce nel territorio segnalate da cartelloni, lapidi, ville e parchi magnifici, i trekker sono partiti da Castello e sono arrivati al centro di Sesto via Colonnata. Diciamo che oggi ringraziamo Filippo Canali di questa camminata che ci ha regalato a conoscere i luoghi di dove è stata pensata la favola di Pinocchio. Noi come soci Unicoop abbiamo pensato di riportare all'attenzione dei cittadini di Sesto Fiorentino questo tema perché è un valore per la nostra zona, per la nostra città, far parte di questa che era la favola di Pinocchio. Questa bella camminata, anche se sono accennata con tanto sole ma tanto freddo, è stata molto interessante, i partecipanti erano molti. Questi siamo molto ben contenti perché fare queste iniziative per i nostri soci Coop riteniamo sia importante. Conoscere questi cartelli disseminati sul territorio fra Castello e Sesto, che nessuno, anche qui che siamo in piazza Vittorio Veneto, in tanti dei camminanti che c'erano stamani non avevano mai visto il cartello, proprio perché il modo di vivere moderno è quello che si passa e non si guarda quello che c'è intorno. Stamani hanno scoperto tante ville, tante bustipelli, oltre che tanti luoghi dove è appunto stata pensata la favola di Pinocchio. Questa è stata una bella giornata e abbiamo cercato di dedicare ai nostri soci. E sì, io ho partecipato a questa iniziativa dei soci Coop e devo dire che è stata veramente molto interessante. Abbiamo camminato sotto un bellissimo sole, abbiamo scoperto anche dei posti che anche io personalmente non conoscevo e non avevo visto. E sicuramente è stata una bellissima iniziativa per iniziare il calendario del Carnevale qui di Sesto.